Benvenuti ad un'altra puntata di QA, il nostro Botta e risposta. Oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi il eh, notissimo Giorgio Cavazzano. Per chi non lo conoscesse, eh, benvenuto eh, Giorgio Cavazzano, è il fumettista italiano fra i più famosi, disegnatore di fumetti della Disney e quindi uno dei principali autori italiani di storia con Topolino e Paperino. Ci conferma? Ci confermo, <ride> sì, conferma, benissimo. Eh, così, ecco, andiamo prima a esplorare un po'. Eh, Come è nata questa passione per eh, il mondo del disegno? Beh, è stata perché sono nato in una famiglia dove c'era già un disegnatore di fumetti che era mio cugino Luciano Capitanio e quindi per me è stato abbastanza facile avere questo imprinting così importante che poi ha, eh, ha, ha creato così questa passione che, che non avrei mai immaginato di, di avere. Solo che eh, questo mio cugino che abitava a Venezia, anch'io all'epoca da bambino abitavo a Venezia, eh, era considerato da tutti noi una, una persona molto importante, una star, si alzava tardi al mattino mentre mio padre si alzava alle sei per andare al lavoro. E quindi eh, eh, quando andavo a trovarlo nel suo studio a Castello, insomma, sentivo il profumo della, della matita, della gomma da cancellare, cioè un mondo veramente magico bello, Interessante, Senti, ma ci vuole raccontare il momento, questa, cosa, questa scelta di diventare fumettista? È una cosa che ha un, un momento preciso o una cosa che ha elaborato nei suoi sogni per tant'anni? Beh, sì, beh, da bambino, quando mi chiedevano cosa farei da grande, io dicevo io farò il disegnatore di fumetti, ma lo dicevo così in maniera eh, spontanea. Diciamo. Sì, certo, proprio per, per questa immagine che avevo di questo mio cugino. Eh, però la passione, la, 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 la vera. La decisione che ho avuto è stata quando incontrai Romano Scarpa. Eh, incontrai Romano Scarpa in maniera molto casuale perché avevo circa 14 anni e, e frequentavo sempre lo studio di mio cugino. E, e, quel giorno che, che ero nel suo studio vidi per la prima volta settima, il settimanale Topolino, perché mio cugino collaborava con case editrici minori, non, non con la Disney. Apri questo, questo topolino e, e vedi il disegno, quello che mi ha preso immediatamente. Chiesi a mio cugino chi era quel disegnatore e lui mi disse si chiama Romano Scarpa, abita a Venezia ma non so dove. Salutato mio cugino cominciai a fare il giretto per Venezia se, eh, eh, sezionando Venezia in piccoli quartieri, andavo dal farmacista, andavo dal droghiere chiedendo di conoscere Romano Scarpa. Eh? E però andando male, provai anche a telefonare ai vari Scarpa e nessuno rispondeva. Ne rispondeva. E, e, però fui molto fortunato perché eh, uno degli ultimi viaggi che eh, feci eh, per andare a trovare mio cugino avevo una, una cartella con dei disegni che erano proprio di Luciano. E in un vaporetto, carico di persone, di vacanzieri o altro, perché era estate, era agosto. Eh, incontrai i miei coetanei che quando videro la cartella mi chiesero, ah, mostra questi disegni così. Tirata, eh, insomma, eh, consegnare questi disegni a un certo punto cominciarono a fare il giro del vaporetto. Venne avanti una signorina, mi, fa, mi chiese se li avevo fatti io quei disegni. Io mentì, dissi sì, sì sono, li, ho, li ho fatti io. E fa, ah, fa, sono molto belli. Lei, è, eh, lei non sa, ma io sono la fidanzata del disegnatore Romano Scarpa. Addirittura, quindi. Sì, prima di svenire mi sono fatto dare il numero di telefono. Sceso dal vaporetto, telefonai immediatamente a Romano Scarpa e lui mi disse, ah sì, conosco Capitanio, è una bella persona, una brava persona, e io ho bisogno di un collaboratore perché il mio se n'è andato una settimana fa. Mi feci dare l'indirizzo e andai immediatamente nel suo studio, al, vicino al Ponte dei Greci, vicino a San Marco. Feci qualche prova con il pennello perché lui aveva bisogno di un ripassatore cioè col sì, 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 cioè sì. pennello ripassare a china i disegni a matita e lui dice guarda se vuoi puoi cominciare anche domani e mi trovo naturalmente ci furono problemi in famiglia mio cugino mio zio insomma tra una serie di cose fu mio padre che eh, disse lasciamolo lì un anno vediamo cosa succede e poi insomma questo eh, che periodo era più o meno chiaro? Avevo 14 anni, era dunque dal eh, 47, 57 e 61. 1961. Ah, quindi un periodo. Eh, sì. Interessante. Senta, poi lei nel frattempo ne ha creati anche dei personaggi suoi, cioè ha disegnato poi per... Eh, per, per non solo per Disney, anche per altre case editrici, sì, sì, sì certo, ho fatto molta pubblicità tra l'altro, ho studiato personaggi per l'animazione. Per la pubblicità, per esempio, per vent'anni ho, ho, ho collaborato con eh, la Unilever, cioè io facevo i disegni su, sui cuccioloni, sui gelati ah, acidi. Eh, poi ho collaborato con la Fiat, con la, la, insomma, con, con la Ferrero, eh, con gli Ovetti Kinder, ho creato i personaggini, così eh, insomma, parecchie cose. E in più col, ho collaborato con editori tedeschi, francesi, perché ho collaborato. Ho fatto per eh, il direttore artistico di una rivista francese per quattro anni. E, insomma, ho viaggiato parecchio e così. Ecco, senta poi ha creato anche dei personaggi di Disney. Disney, cioè, mi diceva appunto il maggiordomo di... Sì, perché il maggiordomo veniva interpretato come una... Di paperoni, cioè. Di paperone, sì, 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 quello sì. <ride> e... Beh, è stato piacevole perché le, ognuno di noi interpretava come, eh, come dirò poi per, per altri personaggi: interpretavano uh, questo maggiordomo in maniera mh, varia. Sì, perché ecco, io non mi, avevo ricordo un che, con... mi ricordo che c'era uno magro, poi uno un po' sì, grosso, esatto, c'era. Cioè, sì. Lei qual, che, qual era il suo? Diciamo? Ah, Il mio è, è un, un tipo strampalato, cioè la persona meno indicata per fare, fare da maggiordomo a zio Paperone ed è oramai riconosciuto come, come il Battista, che è questo personaggio così strampalato. Poi ho dato la casa ai bassotti, cioè le, le, anche lì ogni disegnatore interpretava il, il covo di qua, di là, di solito non si capiva. E, e il caso, o, o, mh, un giorno eh, mi arrivò una sceneggiatura dove c'era il covo dei bassotti. E io, andando fuori, fuori di casa, trovai la, la, eh, la, la roulotte del mio vicino di casa che lo faceva spesso proprio davanti al mio garage. Allora mi venne in mente di, di creare e di dare una casa a questi internati, quindi è rimasta perché poi il riferimento alla famosa roulotte dei Bastos: sì, è, certo, sì, è rimasta. E poi... poi anche Reginella, un personaggio molto amato: un, un, una specie di, di pulcino che eh, viene da, una, da un altro pianeta, uno spazio, dallo spazio ed è, è con mio grande piacere, insomma, è, è ancora molto richiesta quando faccio i disegni è, è appunto a questo personaggino Reginella ed altri. Senta, eh, tutti quanti, noi più o meno della nostra età, ma anche diciamo quelli più giovani, hanno vissuto l'esperienza, anzi l'attesa che uscisse Topolino, no? Cioè, sì. Ecco, quando disegnavano questa responsabilità di sapere che milioni di persone, migliaia mili e certo. milioni di persone potessero leggere, vedere, gustare diciamo, le, le frasi, anche i disegni. In che senso l'ha responsabilizzata? Beh, è una responsabilità indiretta, perché cioè, prima volevo divertirmi a realizzare eh, questi personaggi trovando delle espressioni nuove, delle inquadrature, delle sequenze diverse. Eh, però vivevo quel tempo, vivevo anch'io, anch'io andavo in edicola a comprare il tofolino, quindi anch'io ero lettore e mi appassionava soprattutto cercare una sequenza che fosse all'altezza dei tempi in cui vivevo e quindi ho cercato di aggiornare un po' la, la, la situazione con eh, con aspetti cinematografici, televisivi, teatrali. Ho fatto parecchie parodie quindi mi sono ben documentato per questo. Sì. C'è stata un'evoluzione un'evoluzione continua nel, nel, nel mio lavoro. Quindi però ovviamente eh, il suo lavoro è sempre eh, diciamo, gestito da, da una scenografia, da un scenografo, da un tema. Sì, che sì, che uno sceneggiatore sì che mi dà delle indicazioni dove si svolge l'azione e cosa dicono i personaggi. E attraverso questo io interpreto, sì, cerco di, 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 di dare vita Sì, diciamo. certo. Molte espressioni ehm, eh, me, me, me li, non me le invento, le osservo ehm, utilizzando uno specchio, quindi faccio delle smorfie incredibili. E allora poi, insomma, vengono, vengono da sole. Vengono da sole. Eh, Sentale, durante il suo percorso di carriera, le è mai capitato di, diciamo, di, non, ave, di non avere mano libera, cioè di, di essere di qualcuno, magari qualche editore, qualche scenografo? che ha cercato di, di farle modificare delle cose o di imporre la sua, invece magari lei ha cercato di fare la sua, quindi di creare un po' di... Sì, è successo molti anni fa, ero all'inizio. Eh, io cercavo di stiracchiare, di eh, dinamicizzare i personaggi, perché li trovavo abbastanza statici nelle vignette. E allora il mio vecchio direttore eh, di, della Disney in Italia mi, mi mostrò una lettera e mi disse, guarda questa l'hanno scritta, è arrivata dagli Stati Uniti, e I legali non vogliono che tu esageri troppo con queste cose, quindi o accetti così oppure devi lasciare questo lavoro. E io, lasciai il lavoro, eh, me ne andai perché trovavo giusto, trovavo corretto che ci fosse una, eh, un minimo di evoluzione nei personaggi. E allora, fissai un appuntamento con l'editore francese di, del, della Disney, andai a Parigi e spiegai un po' qual era la mia situazione. E lui, uh, Roy Calam, disse guarda non ci sono nessun problema, apri il cassetto, mi diede una sceneggiatura e collaborai con lui per parecchi anni e continuo ancora adesso a collaborare. Ah, perché poi in effetti mh, cioè, da, da nazione a nazione il Topolino l'hai fatto in maniera diversa. Certo, perché in Francia eh, mh, eh, ho sempre sentito questa eh, straordinaria considerazione che hanno per gli autori. Eh, mh, sono sempre alla ricerca di, di, di innovazione e questo mi ha aiutato molto poi nella crescita perché se non avessi avuto la possibilità di, di, di pubblicare in Francia con il mio stile, con la mia eh, diciamo, dinamica, probabilmente sarei, mi sarei annoiato, avrei, no, non dico cambiato lavoro, ma certamente lasciato la Disney. Senta, ah, diciamo come dire un rimpianto mi sarebbe piaciuto disegnare. E magari non è riuscito a farlo, avrebbe voluto farlo. Non ho... eh, sì, c'era una rivista americana che si chiamava, forse si chiama ancora adesso Mad Magazine. E lì all'interno c'erano dei disegnatori straordinari di una bravura incredibile. Facevano delle caricature, facevano dei, così, delle parodie dei film e degli spettacoli, eh, soprattutto americani. Ma ecco mi sarebbe piaciuto aver collaborato per questa rivista, eh, ci ho provato anche, ho fatto dei provini e il, il responsabile che avevo conosciuto eh, durante una manifestazione di fumetti a Lucca mi disse guarda Giorgio non ci sono problemi, il tuo lavoro potrebbe andare bene, solo che prima di, di arrivare a collaborare con questa rivista deve, eh, tutti i vari collaboratori devono accettare il tuo, il tuo stile. E quindi sarebbe molto difficile. Eh, io ho detto, guarda, io l'ho fatto così. E quando tornai a casa da Luca raccontai questo a mia madre, avevo 18 anni. Eh, lei si mise a piangere, le dice: No, Giorgio, non devi lasciare, no, ti prego. Stai... Eh, in effetti aveva ragione lei. Eh, la mia America l'ho trovata qui in Italia. Ecco bene, senta, eh, oggi il Fumetto è cambiato, secondo lei, cioè nel senso il modo di scrivere sia adeguato ai tempi moderni è diventato più freddo no direi che è necessario un cambiamento è necessario anche i personaggi stessi cambiano eh, io ho realizzato recentemente le, 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 con delle immagini la, la linea creativa e la linea grafica che aveva Topolino per dire insomma abbiamo visto va bene sono 90 anni però c'è stata veramente una eh, un'evoluzione incredibile. Eh, è un, sono dei personaggi che interpretano dei ruoli e quindi automaticamente attraverso gli sceneggiatori eh, che continuano ad arrivare, che continuano a fornire delle nuove idee, questi personaggi interpretano la parte e inevitabilmente eh, si adeguano al, al momento in cui viviamo e forse anche oltre. Ma secondo lei è giusto oppure sarebbe comunque bello rimanere avere un po' l'attaccamento un po' nostalgico da qualcosa del passato. Sì, 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 beh questo non, non, non toglie che, che ci sia ancora questo quest aspetto così. Guarda, per esempio, Topolino, io, io lo adoro, eh, non dico di no anche ai paperi, però eh, la, la bellezza che ha questo personaggio e il, la, la sensibilità che ha Minnie, per esempio, che è la sua, la sua fidanzata, è, è, è fa tenerezza. Sono veramente dei personaggi bellissimi. Cioè, eh, le storie, i racconti di Topolino, questi gialli vengono chiamati gialli, in realtà sono, sono, sono giallini. Eh, eh, quando questi due personaggi interpretano il loro ruolo, sono, sono bellissimi, sono incredibilmente piacevoli. Eh, se parliamo di Paperi, poi insomma, eh, Paperino non vive più nella casa con le. Eh, eh, con la muffa o con i topi che giravano intorno come negli anni 50 insomma adesso sì, non, è no, non è più debitore continuo di, 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 eh, dello zio Paperone. Fa eh, interpreta e agisce con le avventure in maniera autonoma certo, ecco senta non è mai capitato di ricevere da parte dei lettori del, non so, degli encomi delle richieste particolari adesso ci sono le mail quindi c'è la sì. possibilità ma la storia perché è finita così, ma forse l'avrei visto in un'altra maniera. Beh, succede anche questo. Per mia fortuna ricevo. sì, Dei de, de, de commenti molto positivi, delle de, de, de cose che a volte anche mi imbarazzano, perché in fondo eh, insomma, mi diverto a disegnare, sto anche abbastanza bene, cioè, no, non sono milionario, ma insomma, non sono zio Paperone. Però, insomma, questi eh, questi commenti così positivi mi, 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 mi entusiasmano e poi sapere che le mie storie vengono pubblicate in 76 paesi non è male, eh. beh, quindi devo, devo trovare un linguaggio universale. Certo, beh, noi italiani siamo famosi per la nostra creatività, quindi evidentemente… Sì, posso dire che il, 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 il nostro stile, cioè, non, non parlo cioè, del mio, ma in genere ci sono parecchi autori molto bravi che eh, vivono e lavorano in Italia… E il nostro stile è apprezzatissimo in tutto il mondo Finlandia, Norvegia, Germania, Belgio insomma è incredibile Brasile, eh, Portogallo, Spagna cioè è incredibile va bene, questa è una bella cosa sì. senta, da poco ho festeggiato 50 anni di carriera eh, però non vuole smettere no, di... no, anzi eh, ho lasciato adesso, la, no, la, la battuta dieci minuti fa eh, che no, <ride> no. sto mm. lavorando su una storia per esempio per l'editore Disney norvegese che si riferisce a un fatto realmente accaduto alla fine dell'Ottocento, cioè una spedizione che doveva andare nel, nel Polo Nord e praticamente viene eh, fagocitata dai ghiacci. Ecco. Eh, e Prima di, di, di disegnare ho trascorso una settimana eh, col computer o cercando dei libri, andando al Museo Navale a Venezia per trovare qualche riferimento reale su questa storia. Ecco, mi sto divertendo, mi appassiona questo. Bene, bene. Ehm, C'è una storia a cui è particolarmente affezionato, una storia in particolare che, sì, certo. che eh. è legata a qualche evento della sua vita oppure è perché magari la scenografia l'ha coinvolta? Beh, sono legato al, al, sicuramente, alla, 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 a parte la prima storia che non si, non si scorda mai, ma ehm, eh, ho realizzato alcune parodie di, 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 di vari uh, maestri del cinema. Il primo naturalmente è stato Casablanca. Eh, ho scritto la sceneggiatura e anche ho colorato tutte le, 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 le pagine in bianco e nero come il film di Michael Curtis. Poi eh, uscito questo, mh, il settimanale in edicola mi telefonò subito dopo eh, Federico Fellini per chiedermi se ero disponibile a realizzare una parodia eh, de, di un suo film e mi indicò la strada, cosa che naturalmente fece con grande piacere. Poi con Alessandro Baricco, eh, eh, Pippo eh, pianista nell'Oceano, eh, e, e l'ultima parodia l'ho fatta con eh, il regista finlandese Kaures Smerchi, eh, un papero senza memoria ecco. Perché poi so che mh, mh, mi hai detto prima che effettivamente sta studiando anche un intervento per eh, diciamo la Walt Disney norvegese per una iniziativa... Sì, per... sì... Eh... Eh, la cosa è piacevole perché ehm, l'editore norvegese mi ha inviato una sceneggiatura dove eh, lo sceneggiatore eh, descriveva un'avventura un realmente accaduta. Cioè la nave Fram, eh, eh, durante una spedizione di fine Ottocento nel Polo Nord, eh, praticamente Fu, fu fagocitata dai ghiacci e tutta l'avventura eh, in questa sì, storia c'è anche il zio Paperone. anche Paperino. Senta, sinceramente, eh, Paperino o Topolino? Ma dipende dalle giornate. Guarda, quando c'è eh, il sole preferisco. <ride> Eh, Faverino, è cioè molto più dinamico, molto più così, e espressivamente facile anche a disegnarlo. Quando le, le giornate sono un po' nuvolose, che eh, creano quell'atmosfera un po', po darca, ecco, eh, mi va bene anche Topolino. Sì, sì magari Topolino è un po' troppo razionale, troppo, diciamo, ah, no, efficiente. Guarda, questo, no, no, ma questo, questo è un errore nato nel, nel, per alcune, parecchie scienziature nate negli anni 60. Che hanno così eh, creato questa. Eh, hanno dato una vita eh, non reale de, del personaggio. Anche se conosciamo Topolino come investigatore, ma per quale motivo? Perché eh, lui vive in una città topolinia dove c'è un distretto di polizia e quindi è una metropoli che potrebbe essere, eh, non so, Detroit o Atlantic City. A differenza invece di Paperino che vive a Paperopoli dove insomma è tutto è molto perfetto, molto più particolare eh, diciamo, sì. surreale. Senta, poi ho scoperto che lei invece ha fondato un gruppo nel, negli anni 60 i grandagi, ma suonava la batteria, poi anche io mi diletto con la batteria. ah sì, eh, eh, l'ho cioè, vista, cioè, l ho, ho, ho visto in la sì. studio, ma sono ancora le piace No, sono un ferro arrugginito, guarda, ho provato anche perché con il con il, gli amici dei, dei, dei Randaggi ci siamo anche ritrovati. Abbiamo provato a fare qualcosa, ma no, no non riesco più a fare. Ho provato eh, comunque, ma è difficile. Ecco sento, un obiettivo per il 2018. Cosa le piacerebbe realizzare? Potesse... Ah, ma eh, mi piacerebbe... In tutti i campi, e eh, non solo nel campo. Sì, sì. Cioè, Beh, avessero... mi piacerebbe, Beh, ho, ho, ho da sempre dipinto. Per esempio, da olio cioè, ho fatto. Eh... Ho studiato l'acqua forte, punta secca, acqua tinta, eh, ho fatto acquerelli e cose varie. Quindi un po' c'è qualcosa... Sì, no, vorrei dipingere, vorrei avere più tempo a disposizione per dipingere. Tra l'altro ho l'autorizzazione la, eh, da parte americana di realizzare 70 opere a colori con personaggi disneyani. Benissimo, ecco siamo in chiusura, so che... Lei ci ha preparato una sua performance adesso. Grazie a Marta, la nostra regista, la consegniamo. Ecco, la facciamo vedere in favore di telecamera. Eh, questo Non è arrabbiato con te. no? <ride> no, no forse eh, è arrabbiato con me, perché insomma dovevo parlare più di paperi che di topi, ma comunque va bene. Lei. No, va bene. Ecco, ringrazio. Cazzano, mi, mi ha dedicato questa PS appena prima, prima di andare in onda e il, il paperino così è, è troppo simpatico. Sì, sì, beh, è, una, è beh, come sua. dicono sempre, paperino siamo, siamo noi. Eh. Eh sì, è vero sì. eh, Bene, grazie allora dell'omaggio. Allora questo lo è tuo? Bene, lo prendo molto volentieri e lo metto in favore di telecamera il paperino così. Ecco, direi che siamo in chiusura adesso, lo facciamo vedere eh, in favore di telecamera, però io ringrazio Giorgio Cavazzano di questa di questa, questo bel regalo e del tempo che ci ha dedicato eh, perché comunque, lo posso dire con molta sincerità, io eh, quando, ero quando ero piccolo mi aspettavo, la avevo proprio l'ansia di vedere, eh, di comprare Topolino per leggere Paperinic, hanno riempito la mia adolescenza, la mia infanzia e non nascondo che, che l'estate, quando si è al mare, fa sempre piacere leggersi leggere Topolino. Quindi ringrazio Cavazzano due volte perché è un bravo disegnatore e lo dico in maniera eh, diciamo, particolare, ha riempito, ha reso molto gioiosa la, la mia adolescenza e sono sicuro quello di tante altre persone. Grazie. Non ho fatto danni, quindi. No, no? anzi, al contrario. Grazie tante della disponibilità e grazie del, del suo personale contributo. Grazie, grazie a te, Vincenzo, per questa chiacchierata. Grazie ancora.